Napoli impegnato in casa dei campioni d'Europa in carica. Anfield Road, Liverpool, Napoli, per noi l'inviato è Daniele Fortuna. Buonasera, buonasera anche da Liverpool, da Anfield. La partita è cominciata da 30 secondi, 0-0 naturalmente il punteggio. La situazione nella classifica del girone di Champions è incoraggiante per il Napoli, secondo in classifica, 8 punti, uno in meno proprio dei campioni d'Europa del Liverpool, con tante possibilità di andare agli ottavi, ma è la situazione generale della formazione allenata da Carlo Ancelotti a preoccupare, una situazione di scarsa serenità. I motivi più o meno li conoscete, li conoscono gli ascoltatori: la rottura tra giocatori e la società, le multe che sono state inviate ai giocatori per aver interrotto il ritiro dopo il pareggio interno proprio in Champions contro il Salisburgo. Ma si gioca il Napoli. Ancelotti, i tifosi arrivati anche qui a Liverpool in 2000 aspettano una reazione. Torniamo a Liverpool. Dov'è l'undicesimo? 0-0 ha rischiato il Napoli, un colpo di testa di Koulibaly ha favorito l'intervento di Salah, che ha recuperato il pallone, poi per fortuna ha sbagliato il cross indirizzato verso Mané, ma il Liverpool che continua a fare possesso palla, magari non con la necessaria velocità, sbaglia proprio Salah un'apertura, allora c'è la possibilità per Di Lorenzo di attaccare, poi Lozano il colpo di tacco, Mertens limite dell'area di rigore, Mertens col destro, c'è la chiusura repentina da parte di Lovren, poi Zielinski prova da 25 metri, finisce direttamente in curva. Buona l'occasione comunque costruita dalla Napoli, l'intesa tra Lozano e Mertens, il colpo di tacco, poi il giocatore belga che ha cercato di disorientare con una finta Lovren, l'esperienza però del giocatore croato è andato in scivolata, si è opposto alla conclusione di Mertens. Slavia Praga 0, Inter 1, due minuti fa il gol Mertens, del il gol del Napoli, Liverpool 0, Napoli 1, Allan. Il lancio per Mertens, il diagonale, Giuseppe Bisanti mi stava dando la linea, dunque continuo a raccontare quello che è successo. Il Liverpool non si è coperto, ha favorito l'inserimento di Mertens sul lancio perfetto da parte di Allan. Mertens è entrato in area di rigore dalla destra, diagonale perfetto, nulla da fare per Alisson e dunque Napoli in vantaggio quando siamo arrivati al 22esimo del primo tempo. Non stava giocando bene la formazione di Klopp, ne ha approfittato il Napoli, lì sulla fascia destra tantissimo spazio, vediamo però di capire se ci sarà un controllo VAR per capire se Mertens è partito in posizione regolare, posizione difficile, largo sulla destra, ha lasciato rimbalzare due, tre volte il pallone, poi uno sguardo ad Alisson per andare a centrare l'angolino dall'altra parte e intanto però in attesa di un controllo del VAR, che forse non ci sarà nemmeno, c'è un giocatore del Liverpool che è rimasto a terra a metà campo. C'è Van Dijk adesso a terra, ha ricevuto un colpo, lui stava cercando di saltare su Mertens, poi il pallone è finito all'indietro per Allan e Mertens è andato, si è proiettato in avanti pronto a ricevere il lancio perfetto del giocatore brasiliano, pronto ad andare a segnare l'1-0 per il Napoli, 23esimo. Si rialza Van Dijk, Liverpool 0, Napoli 1, Praga. Attenzione Bisantis, attenzione Praga, momento VAR, sì c'è il controllo, è arrivato in ritardo, l'arbitro si è prima sincerato delle condizioni di Van Dijk, dovrebbe essere tutto pronto per la ripresa del gioco, c'è il controllo però ancora in corso e allora Giuseppe Bisantis terrei la linea per capire quale sarà la decisione finale, per capire se questa posizione di Mertens sul lancio era regolare o meno, molto molto difficile anche a giudicare dalla ripetizione delle immagini, forse anche per questo stanno impiegando parecchio tempo i due direttori di gara al VAR, verifica che non è ancora terminata come ci informano anche gli schermi luminosi qui ad Anfield, ancora l'arbitro a colloquio con un giocatore del Liverpool mentre anche lo speaker, ma si gioca e quindi il gol è valido, Napoli in vantaggio, Liverpool 0 Napoli 1, Praga. 38esimo, 1-0 per il Napoli, il Liverpool attacca ma qui in realtà è successo poco, il Liverpool continua a fare possesso palla ma poi si ferma anche perché i movimenti della difesa del Napoli sono efficaci, vanno ad aiutare i centrocampisti e sta facendo una grandissima partita Di Lorenzo e in fase di spinta e quando si tratta di accorciare, di difendere Salah, due giocatori del Napoli su di lui, il Napoli che recupera il pallone con Zielinski che va a scambiare con Lozano, ancora il passaggio di Zielinski è troppo lungo
permette a Robertson di intervenire. Grande triangolazione, l'ultimo passaggio però è stato sbagliato. Liverpool che porta il pallone in avanti, va da solo Milner all'area di rigore. La risposta di Meret alla conclusione di sinistro di Milner copre perfettamente il suo palo. Alex Meret, conclusione violenta. Il Napoli in attacco con Lozano. Liverpool a 0, Napoli 1. In mezzo Mertens, il velo non capisce però le intenzioni del compagno Zielinski che rincorre il pallone, lo tiene, deve girarsi, spalle alla porta. Fabian Ruiz, altra ottima azione costruita dalla Napoli che adesso andrà a battere una rimessa laterale dalla sinistra. L'attenzione della squadra di Ancelotti nei movimenti, nell'aiuto del centrocampo nei confronti della difesa. Si fa vedere Zielinski, la rimessa laterale deve ancora essere battuta da Mario Rui, protagonista di una grande partita difensiva come all'andata al San Paolo. Salah praticamente annullato dal giocatore del Napoli. Liverpool era impicciolito dal Napoli, decimo minuto, non trova spazi la squadra di Klopp che ora riparte il cambio di gioco per Salah che poi mette il pallone all'indietro. C'è Henderson dall'altra parte, Meret in due tempi, l'errore e poi il salvataggio sulla linea di Koulibaly. Koulibaly toglie il pallone dalla porta e va a prendersi il ringraziamento di Meret che in questo caso ha controllato male il pallone, è andato in uscita ma poi ha perso il controllo del pallone. C'è stata la girata da parte di Roberto Firmino, immediata, era destinata all'angolo, è arrivato Koulibaly, provvidenziale, attentissimo, concentrato il difensore senegalese del Napoli. Calcio d'angolo per il Liverpool, il primo vero rischio corso dalla Napoli. Sulla sinistra c'è Robertson, lancio lungo per Mané va in progressione anche lui, poi c'è Chamberlain dall'altra parte, il colpo di testa di Firmino, pallone che termina sul fondo sul cross di Chamberlain, è arrivato Firmino, sta crescendo il Liverpool, ancora molto impreciso, certo fa sempre paura la squadra di Klopp quando può giocare il pallone in velocità. 18esimo, Liverpool 0 Napoli 1. Praga entra in aria, Lukaku, limite dell'area di rigore, c'è il pareggio Lukaku. del Liverpool con Lovren. È un'altra traversa, ti chiedo scusa, un'altra traversa dell'Inter, a te Daniele. Lovren è andato a saltare, situazione da calcio d'angolo, ci sono le proteste da parte dei giocatori del Napoli che forse chiedono un fallo del giocatore croato. Da rivedere questa azione, e sì, forse è una leggera spinta su Mertens. Mertens è stato spostato da Lovren che è andato a prendere posizione. Questo è un gol certamente da rivedere, potrebbe esserci l'annullamento da parte dell'arbitro dopo consulto con il VAR, e infatti l'arbitro è lì che ascolta la revisione, ascolta i suggerimenti e quello che stanno dicendo i due direttori di gara spagnoli al VAR, Sanchez e De Burgos. Il pubblico esulta, è finito il controllo, dovrebbe essere finito. A me sembra evidente la spinta di Lovren su Mertens per prendere posizione, leggera ma evidente. Ma il gol è stato convalidato, è cambiato il punteggio, Liverpool 1, Napoli 1. Si discuterà di questa scelta dell'arbitro, lo spagnolo Cerro del Grande, e comunque il Liverpool ha trovato il pareggio con Lovren. Adesso cambia tutto, 21esimo, Liverpool 1, Napoli 1. Sì, è davvero questo gol, insomma, non lo so, non mi sbilancio, è stato un controllo. La spinta c'è stata, abbiamo visto Daniele, la spinta c'è stata, poi bisogna vedere di quale entità, lascio a te. La spinta è evidente, è vero anche che era girato Mertens e dunque era fronte alla porta Lovren, forse c'è stata anche questa valutazione, però la spinta c'è stata, è stato spostato, c'è anche una differenza di peso, di stazza tra i due giocatori, e adesso c'è tutta la rabbia del Liverpool che dopo aver trovato il pareggio vuole anche vincere qui in casa contro il Napoli, magari andare a conquistare questa qualificazione con il primo posto. Il Napoli sta giocando comunque bene, adesso la formazione di Ancelotti non deve cedere anche psicologicamente, non l'ha fatto fino a questo momento quando ci sono state le difficoltà, sta giocando bene comunque il Napoli. Calcio di punizione, altra occasione per il Liverpool che metterà questo pallone nell'area di rigore del Napoli. Non un bel Liverpool, un Napoli invece finalmente concreto, questo non è un pareggio sbiadito come quelli che il Napoli ha ottenuto nell'ultimo periodo difficile in campionato.
calcio di punizione battuto, allontana la difesa del Napoli, Fabian Ruiz, poi sulla destra c'è Maximovic, tutti promossi i giocatori della formazione di Ancelotti. Il pallone carambola sulla schiena di Elmas, troppo in avanti con il corpo, il Liverpool lo ha recuperato, ma il Liverpool ora è confuso nel suo tentativo di portare il pallone in avanti. Alla fine Chamberlain mette ordine, ma deve chiamare in causa Alisson all'indietro, forse l'ultima possibilità, gli ultimi 30 secondi del recupero, il Liverpool potrà mettere il pallone nell'area di rigore del Napoli. È troppo tardi e il Napoli riesce a pareggiare 1-1 con il Liverpool. Qui ad Anfield si avvicina alla qualificazione, basterà un pareggio nella prossima partita contro il Genk, già eliminato da tutto, senza possibilità di qualificarsi o per l'Europa League o per gli ottavi di Champions, soprattutto pareggio qui nella casa dei campioni d'Europa. E dunque è una bella serata per il Napoli di Ancelotti, magari si è ritrovato, non sarà la svolta, perché troppe volte si è parlato di svolta per il Napoli, probabilmente non lo sarà nemmeno questa, ma certamente è un risultato molto importante, molto pesante. I gol, Mertens nel primo tempo per l'1-0 del Napoli, nella ripresa il pareggio di Lovren al 21esimo per il Liverpool. Liverpool e Napoli hanno terminato questa partita sull'1-1.